Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, l'orazione odierna della tredicina di Sant'Antonio è la seguente. O santo taumaturgo, che hai avuto il dono di ricongiungere ai corpi le membra recise, non permettere che io mi separi mai dall'amore di Dio e dall'unità della Chiesa. Questa orazione richiama molto chiaramente un miracolo compiuto da Sant'Antonio. Un uomo di Padova, di nome Leonardo, confessa a Sant'Antonio di avere dato con violenza un calcio alla propria madre. Sant'Antonio, con aria di deplorazione, commenta: «Il piede che colpisce la madre o il padre meriterebbe di essere tagliato all'istante». L'uomo, colpito dal rimorso, una volta tornato a casa, si recide il piede. La notizia si diffonde immediatamente per tutta la città, arrivando anche a Sant'Antonio. Il santo raggiunge subito l'uomo e dopo un'orazione congiunge alla gamba il piede mozzato, facendovi il segno della croce. E qui si compie lo straordinario miracolo. Il piede rimane attaccato alla gamba, tanto che l'uomo si alza in piedi, inizia a camminare e saltare allegramente, lodando Dio e ringraziando Sant'Antonio. Ebbene, cari fratelli e sorelle, la preghiera della tredicina ci fa chiedere al Signore, per intercessione di Sant'Antonio, di non essere mai staccati dall'amore di Dio, dalla sua grazia, che è il bene più prezioso. Staccati dall'amore di Dio, noi siamo come un ramo staccato dall'albero, destinato a seccarsi e ad essere bruciato. Con molta facilità, purtroppo, noi ci distacchiamo dall'amore di Dio. Ci distacchiamo dall'amore di Dio con il peccato grave, mentre ci attacchiamo molto facilmente ai beni di questa terra. Questi beni terreni eclissano il bene più prezioso e noi rimaniamo ingannati e al termine della nostra vita giungeremo, per così dire, con un pugno di mosche in mano. Nella sua predicazione Sant'Antonio raccomandava molto il distacco dalle cose di questo mondo. Il Signore volle dare maggiore autorità alle parole del santo con un prodigio strepitoso. Mentre egli predicava a Firenze, morì un uomo molto ricco che non aveva voluto ascoltare le esortazioni del santo. I parenti del defunto vollero che i funerali fossero splendidi e invitarono Sant'Antonio a tenere l'elogio funebre. Grande fu la loro indignazione quando udirono il santo frate commentare le parole del Vangelo: «Dov'è il tuo tesoro, ivi è il tuo cuore», dicendo che il morto era stato un avaro e un usuraio. Per rispondere all'ira dei parenti ed amici, il santo disse: «Andate a vedere nel suo scrigno e vi troverete il cuore». Essi andarono e con grande stupore lo trovarono palpitante in mezzo al denaro e ai gioielli. Chiamarono pure un chirurgo perché aprisse il petto al cadavere. Questi venne, fece l'operazione e lo trovò senza cuore. Dinanzi a tale prodigio, parecchi avari e usurai si convertirono e cercarono di riparare al male compiuto. La grazia è il bene più prezioso. Il Salmo 62 così riporta: «La tua grazia vale più della vita». Scriveva Sant'Antonio: «Con la grazia è lo stesso Spirito Santo che come uno sposo si unisce all'anima che l'amore penitente ha purificato, nozze divine da cui nasce il cristiano, erede della vita eterna. Perciò possiamo dire al Figlio di Dio: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne».
Signore Gesù, pietà della nostra debolezza, perdono per i nostri peccati, pietà di noi, membra tue, o Signore. Tendici la mano fraterna affinché ogni giorno della vita terrena sia un passo avanti nel nostro pellegrinare verso la casa celeste. Fa che noi peccatori ci avviciniamo a te, che ti ascoltiamo. Degnati di accoglierci con te e ristorarci alla mensa della vita eterna. Non perdiamo mai un bene così prezioso. Qualora ci accadesse la sventura di perderlo, recuperiamolo per mezzo di un salutare pentimento e di una buona confessione. O Santo Taumaturgo, che hai avuto il dono di ricongiungere ai corpi le membra recise, non permettere che io mi separi mai dall'amore di Dio e dall'unità della Chiesa. Sant'Antonio prega per noi.